che mi è piaciuto molto, poi parla di me, quindi magari sono anche condizionato, però secondo me lui scrive benissimo, molto bravo, e al di là del fatto che uno ami il calcio o meno, ami la Roma o me in particolare, penso che sia piacevole leggerlo, è stato molto bravo secondo me. Domenica, questa partita è importante. È determinante, no? Importante, no? Per i nostri obiettivi. È la prima squadra che abbiamo sopra, la possiamo andare a raggiungere, come ho detto ieri sera sarà fondamentale giocare l'ultima partita come se fosse una finale e poi riportarsi un pochino. Trovate Panucci, un compagno di 7 campionati? Sì, uno dice 7, uno dice 9, però non mi ricordo, sicuramente sì. Abbiamo vissuto tantissime emozioni, io l'ho sentito anche oggi. Un amico, no? Sarà strano vederci contro uno contro l'altro, ma sarà un piacere riabbracciarlo, un amico nostro. Senti, capitan futuro, capitan presente, ha firmato un contratto insomma importante che dà continuità a questo lavoro insomma che fa anche la società. Cosa ne pensi di questo contratto di Francesco? Un contratto importante per un giocatore, per il giocatore più importante della storia della Roma, e si sollevano sempre delle strane polemiche di tipo, non lo so, di strani dubbi, strane sensazioni sul giocatore che è il nostro capocannoniere, sul giocatore che segna più di tutti da 10 anni a questa parte, su quello che questa squadra ha tirato sulla carretta per questa squadra quando tanta gente se poteva sarebbe scappata, quindi la trovo anche di cattivo gusto. Ho firmato Totti senza starci a guardare le cifre e dovrebbero essere tutti i romanisti molto contenti e basta. Daniele, tempo fa mi dicesti in un'intervista che il tuo sogno era anche fare una volta, almeno una volta sola, il capitano in campo con Totti ancora però giocatore. È un po' ancora questo il tuo piccolo sogno, per una volta, per poterlo coronare? No, non è un mio sogno, non me lo ricordo. Ricordo sicuramente che ho detto sì, fare il capitano è un mio sogno, però significherà che lui non gioca più, quindi... Il discorso era è bello una volta in campo con te capitano, questo è il discorso. Beh, al di là di questo insomma si pensa oggi al rinnovo del contratto, si fanno delle discussioni, ripeto, che non capisco, quando uno basterebbe pensare a ne trovi un altro così forte forse fra 20-30 anni, quindi pensiamo a questo e godiamocelo finché ci sta. Senti, anche tu come Totti a vita questa maglia, detto, questa io ho detto in ho detto un miliardo di circostanze, insomma, è l'unico posto dove voglio lavorare, non ci sono altri discorsi che devo fare, non ho rimpianti, l'unico rimpianto è di avere una sola carriera da donare alla Roma, tutto qua. Grazie. Hai voce in capitolo anche per la nazionale, Daniele, lo vuoi Totti in azzurro? Sì. Io non ho voce in capitolo riguardo la nazionale, ho voce in capitolo Lippi e basta. E, ripeto, è un grandissimo giocatore, mi hanno chiesto se lo accetterebbero i compagni di buon occhio, io ho sempre detto di sì, come accetterebbero chiunque altro. Ma non ho mai impressione che hai che verrà? Non ho impressioni particolari. All'inizio non ero convinto quando lui lo diceva che si trattasse di una decisione definitiva, ecco, ho sempre tenuto il discorso aperto dal punto di vista mio, non è che lui mi abbia mai detto niente perché lui e la nazionale sono due cose che vanno a braccetto, insomma è uno forse il giocatore più talentuoso che è nato in Italia da quando ha smesso Baggio. Quindi ci dovessi scommettere qualcosa, però? No, non ci scommetto, io non scommetto niente, non è né il mio lavoro né un mio interesse, non sarebbe neanche corretto nei confronti dei compagni che già ci sono e soprattutto di quello che farebbe posto a Francesco. Sicuro è un'Italia più forte con Totti, però. No, io non ho mai parlato dei valori, non ho mai parlato dei meriti o di quanto starebbe bene in nazionale. Io ho sempre detto che verrebbe accettato, visto che la domanda era quella. Verrebbe accettato Totti, sì. Verrebbe accettato Cassano, sì. Io parlo di questo, parlo di un gruppo, un grande gruppo che accetta questi giocatori qualora si comportassero sempre bene. Così è stato con Francesco, non ho mai detto che c'è bisogno di Francesco perché l'Italia sarebbe più forte. L'Italia è una grande squadra, ha dei grandi giocatori, anche adesso che non c'è Francesco, e poi le valutazioni se sarà più forte con lui o meno le farà l'allenatore. Ultima, dove può arrivare questa Roma? Ultimissima. La Roma può arrivare quarta domenica, quindi dobbiamo pensare a questo. Domenica arriva quarta se batte il Parma.